Buona domenica a tutti. Oggi è 5 gennaio e come vi avevo promesso, parliamo un po' di UFO e Malpensa. È un'affermazione un po', diciamo così, come si può dire, particolare. Perché? Perché Malpensa è stata oggetto di attenzioni da parte di un'aviazione non terrestre. Questo è incominciato, cioè è sempre stata attenzionata da questo tipo di aviazione, ma ultimamente le attenzioni si sono fatte abbastanza morbose. L'inizio di questa escalation è stato il 3 marzo del 2019, quando Malpensa ha subito un blocco di 40 minuti da parte di un presunto drone, che drone non era, dato che, siccome aveva ancora rapporti con i colleghi di lavoro, al tempo mi sono informato e mi hanno assicurato che non era né un elicottero né un drone. Perché sto dicendo questo? Perché le manifestazioni su un aeroporto come Malpensa da parte di questo tipo di aviazione sono davvero inconsuete. Mi spiego meglio. L'obiettivo di questo tipo di aviazione è di farsi vedere e notare. E se si manifestano per dire a Linate, come è già successo all'aeroporto di Milano Linate, essendo vicinissimo a Milano, ha un senso, dato che si rendono visibili e possono fare la loro opera di divulgazione della loro presenza, cioè manifestano la loro presenza a un congruo numero di uomini e donne. Mentre se lo fanno a Malpensa è un altro discorso, perché Malpensa è un aeroporto di brughiera. In poche parole, manifestarsi sopra Malpensa per fare opera di divulgazione non ha senso, perché l'abitato intorno all'aeroporto è davvero scarso, non è fitto come l'abitato che c'è a Linate o in altri aeroporti. Quindi le manifestazioni su questo scalo sono tese a un altro tipo di intervento. Che intervento può essere se non quello divulgativo? L'unico che rimane è un intervento di minaccia. Vuol dire che a Malpensa succede qualcosa che non sta nelle corde, cioè a questa aviazione non sta bene quello che succede nell'aeroporto di Malpensa. Ora, dire cosa succede e cosa non stia bene a questi esseri è arduo, però si possono fare delle supposizioni, se ne sono fatte diverse, ma la più logica, secondo me, mia idea personale, quindi ricordatevi che io sono ormai ho un TSO da applicare sulla mia persona. Sono stato dichiarato dalla dottoressa Rossella Incardona probabilmente incapace di intendere di volere, o perlomeno ci ha provato. Quindi posso dire tutto quello che voglio, dato che la mia credibilità è a zero. Posso dire tutto quello che voglio, secondo le istituzioni, ovvio. Secondo me è perché l'aeroporto di Milano Malpensa ha preso il posto dell'aeroporto di Schiphol. L'aeroporto di Schiphol aveva il compito di essere lo scalo intermedio tra gli USA e Israele per i loro scambi, diciamo così, di materiale bellico. Non voglio dire armi, perché l'arma è un oggetto completo e pronto all'uso, mentre il materiale bellico sono oggetti che vengono usati per assemblare armi. Quindi questa aviazione ha attenzionato Malpensa per tutto il 2019. Cosa sia successo dentro lì o cosa stava per succedere, purtroppo non mi è dato sapere. Abbiamo fatto delle ipotesi che non voglio ripetere in questo video, però
Però la più accreditata è che da lì dovevano partire tutte le nostre testate nucleari italiane per poter o ritornare in America, ipotesi molto remota, oppure essere spedite in Qatar o in Arabia Saudita, ipotesi molto più probabile. Questo perché noi dobbiamo ricevere le nuovissime testate a guida intelligente che verranno montate sui nostri F-35 che sono assemblati a 10 km dall'aeroporto di Milano Malpensa nell'aeroporto di Cameri. Questo è un quadretto molto interessante perché da quando si è incominciato il programma di assemblamento degli F-35 a Cameri, l'aeroporto di Milano Malpensa ha subito diversi attacchi da forze non ben identificate. A parte i blocchi che sono visibili a tutti, in aeroporto ci sono stati, anche quando operavo io all'interno, diversi tipi di problemi. I problemi più grossi si verificavano a livello informatico, problemi davvero molto pesanti che si risolvevano da soli. Voi capite che quando si ha un attacco virale in un sistema complesso come in un aeroporto, rimetterlo in sesto è davvero un lavoro molto complicato. Eppure, perlomeno a che io sono a conoscenza, quattro di questi attacchi molto pesanti si sono risolti praticamente da soli. Non penso che ci siano informatici in grado di fare questa cosa. Comunque, le cose sono andate così. Inoltre, il blackout che ha subito Malpensa quando questo, come si può dire, questo percorso di blocchi da parte di questa aviazione sulla fine di questo, cioè finiti i blocchi, Malpensa ha subito un blackout di 10 minuti, che io sappia l'ha subito almeno un'altra volta, e quindi è successo che l'aeroporto è piombato nel buio più assoluto con le luci di emergenza accese, quindi completamente al buio, tutto bloccato per 10 minuti e i gruppi di continuità non sono entrati in funzione. Attenzione che i gruppi di continuità di Malpensa, ve lo posso garantire, perché ci passavo davanti tutte le volte che prendevo servizio, sono controllati almeno 2 o 3 volte al mese e vengono fatte regolarmente tutte le prove in bianco del caso. Quindi è l'oggetto meccanico più attenzionato di tutto l'aeroporto. I gruppi di continuità sono gli oggetti meccanici più attenzionati di tutto l'aeroporto, i motori diesel che permettono il sostentamento energetico dello scalo. Tra l'altro, Malpensa ha altri due approvvigionamenti, uno privato, che è la loro centrale termoelettrica, mi sembra che vada a metano, che è nella zona denominata 700, all'esterno, davanti alla zona denominata 700, e il collegamento esterno che arriva dalla rete. Quindi hanno il collegamento esterno, la loro centrale che produce più i gruppi di continuità. Per 2 volte l'aeroporto è rimasto completamente al buio. Ovviamente, finiti 10 minuti, tutto è ritornato alla normalità e non si capisce come mai. Ovvio che queste sono le dichiarazioni di uno squilibrato, come dice l'establishment, come dice il dottor Antranik Balian, la dottoressa Daniela Frattini che lo appoggia, e tutti quelli che mi vogliono rinchiudere sotto psicofarmaci. Ma c'è un ma. Recentemente la Marina Militare ha rilasciato una dichiarazione molto pesante dicendo che ha dato il nulla osta ai loro piloti, diciamolo bene, ha dato l'ordine ai suoi piloti della Marina Militare di relazionare per filo e per segno in tutti i dettagli tutti gli incontri che hanno con aviazione non terrestre. Questo era vietato fino a 6, 7, 8 mesi fa. Quindi per 70 anni hanno tenuto nascosto il fatto che siamo visitati da un'aviazione non terrestre e ora vogliono assolutamente che i piloti, i loro piloti, relazionino tutto. È emblematica la dichiarazione che ha fatto un tal signore del CICAP, che ha dichiarato più o meno così. Ha detto: sì, vabbè, ma cosa volete che ne sanno i piloti della Marina Militare di UFO? Cioè, capite?
I signori del CICAP, del nostro combinato interministeriale prezzi, io li chiamo così, ne sanno più loro della Marina Militare americana sulla visita aliena nei nostri confronti, perché loro sono più avanti. Io non ho parole in questo caso. Comunque, siamo davanti a un quadro davvero interessante. Abbiamo la visita extraterrestre completamente sdoganata a livello totale, perché quando l'intelligence americana viene a dichiarare una cosa del genere, vuol dire che ci siamo. Non è più negabile, è una cosa acclarata e conclamata. Quindi ci stanno lavorando sopra per prendere informazioni dirette dai diretti testimoni. E non si viene più rinchiusi in manicomio se qualcuno grida: ho visto un UFO o un oggetto volante non identificato. Al contrario, lo si indaga e lo si ascolta. Cosa che fino a un anno fa non accadeva, anzi, accadeva completamente l'opposto. In più abbiamo queste visite sull'aeroporto di Malpensa, qua fuori, che non si capisce bene perché questa aviazione le sta facendo. E l'unica ipotesi che viene in mente è quella che vi ho detto io. È ovvio che chi è qui e sta facendo questo tipo di lavoro ha i suoi operatori sul territorio e i suoi operatori non vengono toccati. Cosa vi posso dire di più? Le cose stanno così. Ora, dopo questa dichiarazione dell'Iran che ha deciso di andare contro l'America, perché è notizia di stamattina che l'Iran ha alzato la bandiera rossa sulla moschea più importante che hanno loro, quindi l'Iran si prepara una battaglia e non si sa qual è. Hanno già lanciato 3 o 4 missili, anche lì una cosa strana, perché hanno preso come bersaglio dei bersagli sensibili americani, gli hanno mancati tutti, ma un missile loro per sbaglio ha centrato un qualcosa, un'abitazione mi sembra, e ha fatto 5 feriti civili. Non so, quando sparano gli americani prendono sempre tutto, quando sparano gli altri, alla fine vanno a prendere solo qualche civile. Anche lì è tutto da vedere, chi ha sparato cosa e contro chi. Però i fatti rimangono questi. Malpensa ora è una potenza termonucleare, perché a Cameri stanno assemblando gli F-35 e quindi hanno attenzioni particolari da parte di esseri particolari. Per avvalorare, come si può dire, per confermare quello che vi ho detto, vi posso dire che per esperienza personale io di materiale militare sui cargo ne ho caricato parecchio. Però si sa che con tutte le missioni di pace che ci sono in giro nel mondo, è arduo capire a cosa serve quello che stai caricando, dove sta andando e chi lo deve usare. Io spero davvero che Malpensa non prenda o perlomeno non si metta in testa di fare quello che faceva l'aeroporto di Schiphol anni fa, prima del disastro del 747 che è caduto subito dopo il decollo, che portava tre dei 4 componenti che servono per fare il sarin e li stava trasportando in Israele. Perché qui la storia si fa spessa, perché hanno dimostrato già più di una volta di poter intervenire e di poter bloccare tutto quello che vogliono questi esseri che ci guardano da sopra. Per finire, vi posso dire che subito dopo marzo, diciamo maggio-giugno, c'è stata una grande manifestazione ufologica sopra Malpensa. C'era una flotilla esattamente in mezzo alle due piste. Praticamente doveva essere più o meno in zona, non, io non riesco a capire se era in zona Ticino o se era proprio sopra l'aeroporto, però i piloti in atterraggio li vedevano. I piloti che sono atterrati quella sera hanno visto più o meno una trentina di oggetti lampeggiare sopra l'aeroporto e li atterravano sotto. Saluto tutti i dirigenti di SEA, statemi bene. Saluto i dirigenti di Dinata. Spero vivamente che riusciate a comprare airport handling, a cui tenete molto.
Saluto tutti e faccio i complimenti questa volta ai dirigenti di SEA Spario Porti di Milano, ai dirigenti di Airport Handling che sono riusciti a piegare 1500 persone al loro completo volere. Complimenti vivissimi. Arrivederci a tutti e poi farò tra qualche giorno, sempre che non mi acchiappino prima e non mi chiudano in manicomio, l'ultimo video di questa serie. Grazie a tutti e buona domenica.